Simone Raciopo, dopo 4 vittorie consecutive è arrivata questa sconfitta, una sconfitta che è maturata soprattutto, se mi consenti di dirlo, proprio nel finale del primo tempo, con quel gol preso dopo che avevate profuso una grande pressione offensiva. Nel secondo tempo poi non ha funzionato nulla nella vostra squadra. Sì, sicuramente la partita è stata decisa dagli episodi importanti che ovviamente ci hanno condizionato durante tutto il corso della partita. Avevamo preparato la partita in una forma offensiva, ovviamente quei due gol presi su punizione a freddo ci hanno tagliato le gambe. E diciamo che per quel che riguarda la vostra squadra, sicuramente una battuta d'arresto imprevista, però comunque rimanete una squadra che può vincere questo campionato, secondo il tuo giudizio? Ma io credo di sì, alla fine il campionato è lunghissimo, anche lo stesso Sezze è stato fermato al Podgora, quindi il campionato è lungo, possiamo dire la nostra, e senza ombra di dubbio possiamo lottare per vincere il campionato. Orlando Di Giorgio, autore di un gol, una vittoria davvero convincente la vostra, una prestazione brillante, ha funzionato tutto nella vostra squadra oggi? Sì, siamo una bella squadra e oggi è stata una partita molto dura, sapevamo che la Eagles era una delle favorite come noi, però noi, devo dire la verità, siamo troppo più forti. Avete molte una convinzione, diciamo, sui vostri mezzi e me l'hai anche dimostrato, insomma, con questa dichiarazione. Dove può arrivare questa Calcio Sezze? È una squadra che è stata costruita per vincere questo campionato. Sì, è una squadra che speriamo che alla fine vincerà il campionato. Siamo tutti ragazzi, un bel gruppo, tutti ragazzi dello stesso livello, infatti entra esce uno tranquillamente. Ci divertiamo e sono contento che oggi sono riuscito a fare un bel gol e spero che vada tutto bene.